Ciao a tutti, benvenuti su Cosmo Channel. Oggi vi mostro come settare al meglio per il primo utilizzo la fantastica CNC1419. Se vi siete persi il video del suo assemblaggio, vi lascio il link in descrizione. Iniziamo a livellare il piano. Ho notato che i due pannelli del piano non sono perfettamente allineati alle piastre strutturali. Svitiamo le viti di fissaggio del piano di lavoro. Usiamo un morsetto, uno di quelli fornito nel kit della CNC. Lo dobbiamo avvitare al piano facendo appoggiare una metà sulla piastra rossa. Stringendo il dado a farfalla, il piano verrà portato allo stesso livello della piastra rossa. Una volta fatto, possiamo stringere il bullone corrispondente. Ripetiamo questo lavoro su tutti i bulloni delle piastre del piano, sia davanti che dietro. Se necessario, ripetiamo l'operazione. Ora dobbiamo centrare la piastra dello spindle e controllare che lo stesso sia perfettamente verticale rispetto al piano. Per prima cosa troviamo il centro della piastra rossa e quello del blocco dello spindle. Una volta centrata la piastra, stringiamo leggermente un solo bullone. Ora posizioniamo una squadra a 90 gradi in questo modo. La superficie della piastra deve toccare completamente la squadra. Una volta fatto, stringiamo tutti i bulloni. Ora installiamo il driver e apriamo il software GRBL Control incluso nel CD. Selezioniamo la porta COM corretta. Lasciamo tutto il resto invariato e diamo OK. Dobbiamo controllare che tutti gli assi si muovano nella giusta direzione. Iniziamo con l'asse Y. Cliccando su questa freccia dovrebbe muoversi indietro. La direzione dell'asse Y purtroppo è invertita. Proviamo l'asse X. Dovrebbe spostarsi verso destra. Perfetto, la direzione è corretta. Per ultimo l'asse Z. Anche questa è corretta. Ora non ci rimane altro che invertire tramite console su GRBL la direzione dell'asse Y. Il parametro che ci permette di invertire uno più assi è il $3. In base alla tabella di configurazione, per invertire solo l'asse Y dobbiamo inserire il numero 2. Quindi il comando sarà $3 uguale 2. Proviamo se la configurazione è andata a buon fine. Perfetto, l'asse Y è stato invertito.
Ora passiamo alla regolazione degli step per millimetro e gli stepper. Questo parametro stabilisce di quanti step si deve spostare l'asse per ogni millimetro. Posizioniamo un calibro in questo modo per controllare l'asse X. Tramite GRBL Control spostiamo di 100 step verso destra. Lo spostamento effettivo dovrebbe essere di 100 mm, in realtà di 99,89 mm. È già molto preciso, ma possiamo provare a migliorare qualcosa. Usando la formula lunghezza teorica, quindi 100 mm, fratto lunghezza effettiva, quindi 99,89, moltiplichiamo il parametro step per millimetro originale, che in questo caso è 400, e avremo il nuovo parametro che è 400,44. Su GRBL controlliamo che effettivamente il parametro originale dell'asse X sia 400. Quindi inviamo il comando $100 uguale 400,44. Proviamo se la modifica ha avuto effetto positivo. La precisione è migliorata. Ora si sposta di soli 0,6 mm in più, ma va considerato anche l'errore della lettura del calibro. Facciamo la stessa cosa per l'asse Y. Per l'asse Z spostiamoci di soli 20 mm. È già molto preciso, lo lascerò così. Ho creato un disegno molto velocemente con Aspire per testare per la prima volta questa CNC. E via con la prima incisione.
Purtroppo, per la fretta di provare questa CNC, ho posizionato il pezzo da incidere troppo indietro e l'asse Y è arrivato a fine corsa, prima di poter incidere la lettera L di channel. Per essere una prova fatta velocemente, devo ammettere che le linee sono dritte e non sembrano mosse. Le curve delle lettere sono perfettamente incise. Ho fatto altre prove e promuovo a pieni voti questa CNC. Non è economica, ma neanche molto costosa. È perfetta per piccole incisioni su materiali duri. La struttura è rigida e pesante. Trovo veramente comode le manopole per lo spostamento manuale degli assi. Vi lascio il link con un coupon sconto nella descrizione. Grazie per aver visto il video. Se vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale.